3 novembre 2019. E questi? Siamo a Ghedi. 14.30. 3 novembre 2019. Nona partita del campionato di seconda categoria tra Ghedi e Virtus Manerbio. Palla bellissima per l'attaccante del Ghedi che riesce ad andare in mezzo. Attenzione! Ah, è un'occasione d'oro per il Ghedi che la mette in rete. Ottimo, ottima azione del Ghedi che è partita dalla retrovie e al quinto minuto il Ghedi è in vantaggio per 1-0. E al sesto minuto si ricomincia dopo lo svantaggio della Virtus a favore del Ghedi che ha messo a segno il primo gol. Federico Piani passa il pallone a Massimiliano. Massimiliano riesce a toccarla. Improvvisamente Federico Piani di prima si gioca così a calcio, cross in mezzo, colpo di testa alla Ronaldo, la palla però va fuori. 14esimo minuto, punizione per la Virtus. Palla in mezzo, colpo di testa! Profondità, Thomas. Thomas cerca di prendere il pallone e ce l'ha, ottima l'occasione, tira in porta e gol! Grande gol di Thomas! Bellissimo questo gol di Thomas che mette al segno il pareggio. Bravissimo ragazzi, prende i complimenti anche dall'altra punta. Pareggio al 16esimo del primo tempo. Ma sta a porta no! Si ricomincia, uno pari conquistato dalla Thomas, segnato il gol del uno pari. Ancora come prima il gioco sulla destra, da lì era venuto il gol del numero 7 che adesso bravissimo Massimiliano cerca di tenere il pallone e poi viene travolto. Palla al centro per Federico Piani che cade, poi tiene il pallone, poi lo allarga per Zava. Veloce per Massimiliano che la tocca, bellissimo, peccato, palla buona per ancora per il bella l'allarga per ci sembra sia Prio da quella parte. È Prio che cerca di avanzare, cross in mezzo, palla che arriva sui piedi del difensore, poi però ritornano e poi palla in mezzo, vediamo chi anticipa, il Ghedi anticipa la palla e prende il capitano del Ghedi numero 6 sulla sinistra. Entra in area, attenzione, tira in porta e poi Zava che ributta avanti la palla, ancora il Ghedi. E lì si cincischia, poi la palla viene data al Federico Piani e allora si attacca per vie centrali, cambio, doppio cambio, tiro in porta, ribattuta ancora la palla e poi ci si butta per terra, palla per il numero 2 ma troppo veloce e invece il ragazzo la tiene e allora il Ghedi ancora insidioso, bellissimo il colpo di testa, gol molto bello, ancora una volta il Ghedi insiste con molta proprietà e segna il vantaggio dopo un'azione prolungata e al 21esimo segna il 2-1 il Ghedi. Bella la partita. E allora si ricomincia 2-1 per il Ghedi al 22esimo. Allora la Virtus deve ritornare a cercare il pareggio. Federico Piani al centro che adesso cambia benissimo. Palla buona per Zava che deve toccare il pallone, altrimenti schizza. Battuto corto il corner, tiro in porta, attenzione, insidioso. Ancora cambio veloce, attenzione, palla bellissima. Chiamano il fuorigioco, attenzione che si tira su un guai. Rimpallo, bisogna tornare. Ma è il Ghedi che insiste con tanta determinazione e le azioni fioccano. Si cambia gioco a destra e manca. Il controllo della palla non sempre perfetto, ma quasi sempre lo è. Bravissimo il numero 7 che ha fatto fuori tre giocatori della Virtus, poi la mette in mezzo e Maifro è costretto a una parata a terra. Zava per Bella che avanza per Prio può avanzare, bisogna velocizzare l'azione. Thomas deve giocare con qualcuno altrimenti la palla se ne va. Thomas cerca di tutto, allarga adesso per palla in mezzo. È troppo sul portiere, peccato. Adesso passa, ci sembra, Bruno Ferrari per Thomas allarga per
si sembra per John è pronto al cross, arriva il cross, palla che però non, attenzione, c'è fallo, calcio di rigore. Però... il 21esimo c'è il rigore per la Virtus che potrebbe pareggiare, vediamo a Piani, è gol, 1-1. C'erano 7 giocatori in area, l'arbitro decide di lasciar correre tutto, giustamente perché tutti erano in area, e allora il gol viene convalidato anche dalla VAR. Ed è 1-1, grande Federico Piani che con la sua nonchalance porta al pareggio la Virtus al 30esimo, signori, 4 gol nel primo tempo, è una partita molto degna. Si ricomincia, qui abbiamo vicino Fabio del San Paolo che è venuto a fare l'osservatore perché poi verrà sconfitto il 24 di novembre dalla Virtus. Ma signora, prende il pallone, lo dà Federico Piani può giocarlo, e ce n'è intorno 3 e poi li supera tutti, e allora va Massimiliano, se riuscisse a toccarla sarebbe pericoloso. Conquistata dal Ghedi, dal Manerbio, Virtus al volo, bellissima, stop alla palla, Oli per Max, colpo di tacco, tiro in porta e fuori la palla, ottima questa azione della Virtus con il colpo di tacco smarcante e tiro, ecco il 5 delle due punte che hanno fatto un ottimo lavoro, purtroppo la palla è uscita. Trentatreesimo del primo tempo, punizione favorevole alla Virtus, l'arbitro non ci sembra molto ben posizionato, palla in mezzo e ci si butta per terra e la palla se ne va fuori, 3 caduti in area, palla per il... punizione per la Virtus, Zava può mettere il pallone in mezzo e lo fa, per... Massimiliano, bellissimo il tiro e gol! Ma non è possibile, non è fuori gioco, ma non è neanche gol, purtroppo. Palla per il numero 8, attenzione, Ghedi pericoloso che prende le distanze dall'area ma è pronto per scoccare, palla in mezzo, colpo di testa del Bella, e allora la palla per ora è rimandata indietro, ancora Ghedi che insiste, un ottimo centravanti che entra in area e adesso si butterà e si butta come in piscina, ve l'avevamo detto prima, l'acqua. E allora Federico Piani può andare. Quarantaquattresimo passato, palla in mezzo, colpo di niente, attenzione, si va a farfalle perché c'è il portiere che si è acciaccato e allora Ghedi butta fuori il pallone. Indietro, adesso c'è la palla in mezzo e l'arbitro fischia la fine del primo tempo, risultato 2-2 e 30.